Sono ore concitate per Don Vasil e i suoi parrocchiani. Nei locali della chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ospita la comunità cattolica di rito bizantino, si preparano i pacchi per l'Ucraina. Ci siamo messi tutti, per dare una mano e prima necessità di mandare in Ucraina quello che è più hanno bisogno, per i nostri militari feriti. Oggi partono i furgoni che porteranno coperte, cibo e medicinali a chi è rifugiato nei bunker e a chi combatte. Abbiamo portato generi alimentari di prima necessità e ad alto contenuto energetico per adulti e bambini. Ci sono gente con il cuore, per fortuna. Intanto, secondo l'ONU, oltre 600.000 persone hanno già lasciato il paese. Anche l'Umbria ha aperto le porte ai primi profughi. Chiaramente sono arrivati in uno stato molto emotivamente difficile. Questa mattina incontreremo Don Vasil e inizieremo a preparare, ecco, ad incontrare le persone per le prime accoglienze nei posti delle nostre strutture. Sarà l'occasione per incontrarle, per ascoltarle e per cercare anche, ecco, di incoraggiarle. L'Università di Perugia si prepara a fare la sua parte, borse di studio, alloggi e continuità dei percorsi accademici per quello che sarà un esodo anche di studenti. L'Ateneo ha raccolto il grido di aiuto della prorettrice dell'Università di Kiev. Quello che lei lanciava era un appello straziante in cui sostanzialmente ci riportava la situazione sua e dei suoi studenti, e da questo punto di vista l'Università di Perugia deve e può fare moltissimo e farà moltissimo. Abbiamo sostanzialmente approvato una proposta, ovvero quella di cercare di costruire insieme alla governance di Ateneo, il Comune di Perugia, la Regione dell'Umbria e l'Agenzia per il diritto allo studio universitario, una serie di strumenti per garantire agli studenti ucraini di proseguire il proprio percorso di studi qui da noi all'Università di Perugia.